Io qui vi anto Pisa del 300, quella battaglia di Monteatini. L'esercito pisano fu un portento, che gliene dette tante a Fiorentini. Chi ritornò a Firenze rientrò dentro, e pisani restonno fuori a di poerini. Se Pisa in quelle mura fosse entrata, se Pisa in quelle mura fosse entrata, l'egemonia toscana avrebbe ambiata. Pisa rimasta dopo la meloria, dai genovesi ormai ben decimata, un'era ancora fuori dalla storia, pur senza frotta e gente deportata. La sua potenza ignuda della gloria presto iniziò a non essere rispettata, e la Sardegna andò all'Aragonesi, la Corsica la presero i genovesi. L'impero che aveva prima dispariva, Lucca e Firenze erano alle porte, a Pisa c'era Guccione e un dormiva, e studio bene due o tre mosse accorte. Da capitano Pisa governava, e fu quell'anno che lui tentò la sorte. Forse Pisa o Lucca s'accordasse in modo e Firenze s'arrabbiasse, un s'aspettava un altro e Fiorentini vennero tanti giù con l'alleati per annientare pisani poverini, che dovino sta zitti e soggiogati il 29 agosto a Monteatini. Firenze aveva un mucchio di soldati, incominciò così la spratenzone, che vide vittorioso Luguccione. L'esercito di Pisa e balestrieri riuscinno a sopraffare l'avversari, e tanti morti e tanti prigionieri, insomma una disfatta senza pari. Però anche Luguccione ebbe pensieri, ci fu tra morti gente e amici cari. Il figlio suo Francesco prediletto, trafitto lì da un dardo maledetto. Nello scappare tanti fiorentini morinno del padule di Fucecchio, in poi tornonno dentro su un fini a poter raccontar di quel pastrocchio. Li rincorrea Guccion eran puini, e un forse fagni mal più del parecchio. Si un tentò d'ave un risarcimento per rende prigionieri in quell'evento. Errore fece, errore madornale, di non entrar in Firenze a saccheggiarla. Finire un questa volta o bene o male, per non tornar più sopra questa palla. E il predominio era naturale, così rimase la tarabaralla.
E fu nel 1406 che Pisa perse, che Pisa perse, e a piange tocco a lei, e a piange tocco a lei.